Ciao amici, oggi andremo a fare uno dei piatti che mi piace di più. Non è un piatto, ma è un antipasto. Ho un piatto di accompagnamento per carne o qualsiasi altro secondo, diciamo. Di cosa stiamo parlando? Ta-da! Ecco qua, guardate qua che bei funghetti. Oggi ho trovato, facendo la spesa, i cardoncelli. Guardate che belli che sono. E ho detto, ma a me siccome piacciono molto i funghi sott'olio, quindi andiamo a farci questo bel contorno, funghi sott'olio. Ma prima di andare avanti vi chiedo gentilmente di mettere un like al video. E se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale perché io quasi ogni giorno metterò dei video. Quindi andiamo con questa preparazione. Allora, gli ingredienti per questi cardoncelli sott'olio sono cardoncelli, qua ho 300 g di cardoncelli, mezzo litro di aceto bianco, 1 litro di acqua, qua non ce l'ho adesso davanti qua all'acqua, diciamo il primo lavoro sarebbe tagliamo i funghi, li puliamo se sono sporchi, ma questi sono pulitissimi, li mettiamo a bollire in una soluzione di 1 litro d'acqua e mezzo litro di aceto bianco. Li facciamo bollire per 5 minuti quando inizia il bollore, dopodiché li scoleremo e li condiremo con prezzemolo, timo, aglio, alloro, pepe, peperoncino piccante macinato e olio. Chiaramente l'acqua deve essere salata, ma non troppo. Comunque, basta con le chiacchiere, cominciamo a preparare questo delizioso contorno. Ah, prima di andare avanti, qua mi sono già sterilizzato 3 barattoli. Ci mettiamo mezzo litro di aceto bianco. E 1 litro d'acqua. E lo portiamo a bollore. Ci mettiamo già il sale, questo tanto qua la punta di un cucchiaio. Adesso prendiamo i funghi grandi, questo lo lasciamo, fungo grande, ma sì, anche questi. Allora, quelli diciamo medi li tagliamo a metà, così, guardate che belli che sono. Quelli piccolini li lasciamo piccolini. Questi grandi li facciamo in diciamo in quattro. I funghi li abbiamo puliti, adesso aspettiamo che l'acqua bolle. Mentre attendiamo che l'acqua bolle, ci prepariamo un po' di prezzemolo. Prezzemolo è pronto. Adesso mi pulisco l'aglio. Lo divido in due, così gli levo l'anima. Ci siamo puliti anche l'aglio. Quindi ci portiamo avanti con il lavoro. Ecco,
l'acqua bolle e quindi giù i funghi. E adesso attendiamo 5 minuti. Allora, prendiamo un fungo, vediamo. Ok. Allora, i funghi non devono essere molli. Quindi togliamo i funghi dal fuoco. Guardate che spettacolari. Ecco qua, i funghi cotti. Adesso cosa facciamo? Li condiamo praticamente. Prezzemolo, origano. Peperoncino, perché gli diamo questo sprint. Mettiamo un po' d'olio così. Li aromatizziamo. Ecco qua. Adesso prendiamo i barattoli. Mettiamo una foglia d'alloro a ognuno. Uno spicchio d'aglio. Questo due. Un 6 grani di pepe. Mettiamo anche un altro po' di origano. E invasiamo i funghi. Mettiamo il sughetto che abbiamo fatto, tanto dobbiamo aggiungere l'olio, è lo stesso. Eh sì, un barattolo solo. Vabbè. Mettiamo la foglia d'alloro. Ah sì, mettiamo un altro spicchio d'aglio. Cosa facciamo? Lo riempiamo fino all'orlo di olio. Guardate, spettacolare. Mettiamo in una pentola con l'acqua fino alla... e portiamo a bollore. Quando raggiunge il bollore, 5 minuti. Perché li bolliamo? Praticamente per creare il sottovuoto. Vediamo se sta creando il coso. Perfetto. Non fa neanche click, perché già mi sa sottovuoto c'è. Ma comunque aspettiamo ancora 2 minuti e poi la togliamo dal fuoco. Ha bollito per quei 5 minuti e quindi la leviamo dal fuoco e lo lasciamo raffreddare dentro la pentola. Quindi quando sarà freddo sarà pronto. Ed eccoci qua, dopo 12 ore, mi sono tostato 2 belle fettine di pane. Ecco qua, i funghi, dopo 12 ore di raffreddamento. Adesso ci apriamo il barattolo. Avete sentito come ha fatto il plof? Ma che profumo! Guardate che belli. Adesso l'assaggio senza pane. Mamma che buono.
Ed ecco qua, guardate qui, crostini con cardoncelli sott'olio. Spettacolari. Beh, adesso cosa facciamo? La prova d'assaggio? Spettacolo, veramente uno spettacolo. Praticamente l'aglio insieme all'alloro gli hanno dato proprio un sapore a di poco eccezionale. Se vi piace la ricetta mettete un bel like che aiutate a far crescere il mio canale di YouTube. Se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanellina, così vi arriverà la notifica quando inserirò nuovi video. È dall'Austria, bis bald, tschüss!